evidente che nel momento in cui poi hai il monopolio, il sistema sanitario pubblico diventa ricattabile. E questo non succederà mai. L'ambito della Regione Campania, io mi assumo la responsabilità di fare un decreto che è diverso da quello che volevano loro. Chiederemo al Presidente quindi di non dover creare nuove leggi, ma semplicemente applicare quelle vigenti, e gli chiederemo di non dover cercare nuovi posti di lavoro, ma salvaguardare quelli che già ci sono. Far rispettare quella che è una normativa nazionale, cioè di fare in maniera che anche in Regione Campania possano essere applicate quelle leggi previste dal nostro ordinamento nazionale. La Campania fa eccezione perché tante altre regioni hanno adottato altre forme, come quella che noi diciamo portiamo avanti da tempo, e la rete contratto, che permette ai laboratori di non morire, di non essere ridotti a dei punti prelievo, ma di continuare ad avere la loro di continuare ad esistere ed avere anche tutto il loro personale all'interno. Adesso finalmente il Presidente incarna il doppio ruolo di Presidente commissario ad ACTA. Corre, come dicevo prima, fine a questa strage, soprattutto di professionisti. L'applicazione della legge, così come era, sic et simpliciter, avrebbe portato alla perdita minimo di 1200 posti di lavoro. Chiediamo la salvaguardia delle piccole strutture e soprattutto del controllo dei consorzi, cioè i consorzi devono essere controllati e deve essere salvaguardato. Il grande non può mangiare il piccolo, questo è un elemento fondamentale. Noi dobbiamo fare in modo che venga tutelato un comparto fondamentale e strategico per la Regione Campania. Bisogna fare in modo che prima di tutto non si perdano posti di lavoro, di solito si programmano nuove assunzioni, cominciamo a salvare quelle che ovviamente oggi sono a rischio. La prima tappa, la seconda è quella di garantire una risposta certa ai nostri amati concittadini, i laboratori di analisi clinica, i biologi, gli infermieri, i tecnici di laboratorio, gli amministrativi, il nostro ringraziamento, perché nonostante le difficoltà reggono, resistono e garantiscono ancora una risposta capillare sul nostro territorio. Aggregazioni sì, obbligare ad una sola forma no. Avere la certezza che si vada incontro a un servizio di qualità per il cittadino e non per garantire maggiori profitti a chi di questa obbligatorietà se ne fa un vantaggio, creando dei trust, cioè un monopolio che non è consentito dalla legge. Nessuna contrarietà alle grandi aziende, ma non alla cannibalizzazione del nostro sistema sanitario e del nostro territorio.